E va giù per mamma c'è un poco se ne maghi sto treno che ci sta a portare nell'altro mondo. Ado solo non ti scarpo, mare non ti infondo, un vento non ti sciuscia, la gente che ti scansa si pure sta a morire. E voglio se da ma già sto suono vita ma chi sto mondo che si sta scagnando a poco a poco. Un'amica che t'abbraccia, una mano che t'astretta, l'amore sta nascendo, una vecchia che non piange più. E allora cagnerà sto mondo cagnerà, per mamma chi sto treno ha già pigliato tutta quella casa per tu. E allora cagnerà sto mondo cagnerà, per mamma chi sto treno ha già pigliato tutta quella casa per tu. E tu ti lasci andare come fosse un gioco. Afferra quella fune, l'ultima speranza. Stringi le mie mani e non lasciarle mai, perché qualcosa cambierà. Qualcosa cambierà. E l'alba ormai è tornata. Per dirti che la vita non è tutta buia, qualcosa cambierà, qualcosa cambierà. E l'alba ormai è tornata, per dirti che la vita non è tutta buia. Qualcosa cambierà. Amici di Adela TV, buonasera. Ci troviamo nel giardino del prestigioso Palazzo Landolfo qui a Grumonevano per partecipare alla serata culturale, musicale e anche conviviale di fine anno sociale dell'Istituto degli Studi Atellani, che, come tutti voi sapete, è un'associazione senza scopo di lucro che è stata fondata oltre 40 anni fa dal compianto professore Sosio Capasso, con l'obiettivo di promuovere e incentivare gli studi sulla città di Atella e delle sue favole, cercando in qualche modo di mettere luce e di risaltare quella che è la cultura della zona atellana.
oltre alle svariate e prestigiose pubblicazioni, l'Istituto degli Studi Atellani vanta, ricordiamo, quella che è una rivista storica, la rivista storica dei comuni. Pensiamo che il primo numero è uscito addirittura nel 1969. Ebbene, l'Istituto degli Studi Atellani quest'anno è stato inserito nell'iniziativa del Maggio dei Monumenti 2015 e a tal proposito ha realizzato delle visite guidate proprio nella città di Frattamaggiore allo scopo di riscoprire quelli che sono i tesori artistici e culturali della città di Fratta. Ospiti della serata sono il cantautore nonché scrittore Pino De Maio, che stasera presenta il suo primo romanzo intitolato Terra del Vento. Inoltre avremo la partecipazione del chitarrista di nome Piero Del Prete, oriundo di Frattamaggiore, il quale insieme alla cantante Tiziana Ruoto presenterà la canzone Cutè. E adesso diamo la parola al presidente, all'illustre presidente dell'Istituto degli Studi Atellani, il presidente dottor Franco Montanato. Questa è la serata conclusiva dell'Istituto degli Studi Atellani. Chiudiamo in bellezza. Ci vuole fare un bilancio consuntivo di quest'anno? Sì, diciamo, è stato un anno abbastanza ricco di eventi organizzati dal nostro team. Un team essenzialmente giovane, comunque, quindi di giovani laureati, anche non laureati, che si applica costantemente in tutto il territorio dell'Atellano, Frattese soprattutto, per cercare di portare avanti iniziative di tipo culturale e sociale. Noi abbiamo nel corso degli anni, non dico cambiato, ma ci siamo un po' adeguati a quelle che sono le richieste, soprattutto del sociale, quindi praticamente noi collaboriamo con tantissime associazioni e club di sociali come l'Autismo Vivo, il Cantiere Giovani, Sottoterra, facciamo parte del comitato Viviamola per la città, perché noi pensiamo che praticamente essere un istituto ad impronta culturale serve molto, ma però abbiamo bisogno di essere un istituto anche a una fortissima impronta sociale, cioè dobbiamo avere dobbiamo dare un esempio e dare un esempio di educazione alle giovani generazioni. Che cos'è per lei la storia la storia che ruolo ha nella formazione delle nuove generazioni, in particolare la storia della cultura popolare? Locale, pure, anche locale. Locale, diciamo. Beh, la domanda è proprio avrebbe bisogno di molto tempo, però per noi la storia è il riferimento della nostra tradizione, per cui dobbiamo assolutamente conoscerla, perché altrimenti non riusciamo a capire chi siamo. In effetti tutti dicono le radici, è vero, però diciamo la storia sono i nostri nonni, i nostri bisnonni, cioè hanno una caratterizzazione ben precisa, non è che è fumosa, e tutto quello che ci hanno lasciato i nostri avi, i nostri genitori, i nostri nonni, i nostri bisnonni è nella storia di questi paesi. Se veniamo qui, siamo in questa villa splendida di fine 800, di fronte c'è la Basilica di Sant'Ammaro, qui siamo a Fratte, tutti gli altri paesi, a Orta, a Fratte Minore. Noi tendiamo a valorizzare questi beni e a far capire ai giovani che senza questi beni praticamente non esiste la capacità di essere o frattesi o pugliesi, ma si è anonimi. C'è già troppo anonimato e troppa globalizzazione per non poter la esattamente radice identitaria e anche educarli alla sensibilità verso quella che è la bellezza di questi nostri luoghi. Da chi è formato il team dell'Istituto degli Studi Atellani? Ci sono giovani? Sì, cioè, diciamo, il team in questo momento, quello che ha organizzato l'evento, è essenzialmente femminile, quindi ci sono Teresa Del Prete, Milena e Veronica Auletta, Rossella Bencivenga, Rosa Bencivenga, Imma Pezzullo, che diciamo hanno dato un'impronta essenzialmente, non dico femminile, ma essenzialmente artistica e particolarmente piacevole e quindi anche particolarmente elegante. Però sempre con uno stile sobrio, cioè senza andare mai a intaccare né quelle che sono le tradizioni del nostro istituto,
e facendo in modo che di riunire i giovani con le persone non giovani, in modo da avere praticamente il passaggio delle esperienze, il passaggio della memoria, il passaggio, quindi rivitalizzarci sempre, ecco, questo è il nostro scopo. Poi diciamo l'attività dell'istituto è stata un'attività molto varia, quest'anno molto molto varia, non riesco a ricordare tutto perché ci sentiamo un po' di stanchezza, questi due mesi vengono proprio per rivitalizzarci e ricominciare praticamente a settembre, perché c'è molto da fare. E l'anno prossimo è il centenario della nascita del preside Camasso, quindi sarà un anno particolarmente importante. Come risponde il pubblico alle vostre iniziative, come ad esempio quelle legate alle attività informative sulla coltivazione della canapa, oppure alla valorizzazione della figura femminile, della cosiddetta canapina, che come molti sanno rappresenta, diciamo, tutte quelle donne che con grande sacrificio hanno contribuito allo sviluppo del territorio italiano, ma non solo, anche il bando di concorso per il premio Giuseppe Lettera, o ancora tutte queste iniziative che voi proponete al pubblico. La risposta qual è? La risposta è questa, cioè alla fine del secolo scorso il preside Cavasso, il nostro fondatore, ebbe un'intuizione felice. Cioè lui si battette e andò fino anche al ministero perché richiedeva praticamente che ritornasse la coltivazione della canapa. In effetti se fosse ancora vivo adesso sarebbe contentissimo, perché non solo la canapa è ritornata a essere coltivata in tutta l'Italia, ma è pronta ad essere coltivata anche nella nostra zona. Difatti noi dell'istituto siamo stati chiamati da molti coltivatori, da associazioni e dalla Unicanapa Fracta Sativa a far parte del team formato non solo da industriali, commercianti, agricoltori e quante giovani cooperative, i quali sono pronti a riprendere la coltivazione e il commercio della canapa. Quindi l'istituto entra, diciamo, a pieno titolo nel sociale, quindi non fermarsi, non siamo fermi solo alla storia. La creiamo pure la storia, speriamo di essere utili in questo senso, e quindi la figura poi della canapina è fondamentale, cioè, però facciamo capire che sulla canapina si sono create le più grandi ricchezze dei frattesi, e non sempre erano ben distribuite queste ricchezze. Per quanto riguarda l'attività nei confronti delle scuole, i giovani come rispondono, o meglio, mostrano curiosità, interesse di fronte a quella che è la scoperta, perché per loro si tratta di una scoperta, di una prima scoperta di quelle che sono le tradizioni, gli usi e costumi appunto della cultura popolare della zona tellana? No, noi non aspettiamo che i giovani vengano da noi, cioè andiamo noi da giovani, quindi abbiamo fatto un protocollo con tutte le scuole, diciamo, alcune frattesi, altre del territorio extrafrattese, per un'ora di storia al mese di storia locale. E il premio Lettera poi è stato anche fatto, il premio Pezzella quest'anno è stato dedicato alla storia di Frattemaggiore, quindi canapiera, industriale, commerciale, dal 1850 ai nostri tempi. Quindi i giovani si sono potuti rendere conto di quella che era la realtà lavorativa, industriale, storica della nostra città. Andremo noi da loro e rispondono sempre bene. Diciamo, anche gli insegnanti cominciano a capire che senza storia locale non si può portare avanti un processo educativo. Voglio ringraziare i fratelli Landolfo che qui ci hanno ospitato con tanta, diciamo, felicità e con tanta dovizia di amore. E il secondo anno che veniamo, e contiamo di tornarci sempre, perché questa è una location straordinaria, come voi potete vedere. Siamo nel centro di Grumma, ma sembra di stare in un parco londinese. Bello, quindi, davvero bello. E quindi faremo insieme in questo momento musica, cultura, un po' di sano cibo nostrano, e tutti per terminare quest'anno e per riprendere più forti a settembre. Vuole fare un saluto anche agli amici di Adela TV? Amici di Adela TV, ciao! Grazie. Ad Maiora. Complimenti per questa bella serata. Grazie a te, grazie. E ora conosciamo Pino De Maio.
il quale è un cantautore napoletano di fama internazionale. Per chi non lo conoscesse, ricordiamolo, è un cultore della musica classica napoletana, ha scritto per Sergio Bruno, è un formidabile interprete di Viviani e anche di Di Giacomo, si è esibito al cospetto della regina d'Inghilterra, non solo, ma anche nei confronti delle First Lady durante il G7 a Napoli. Recentemente ha partecipato anche a due edizioni del Festival di Napoli e ha ottenuto anche, si è classificato anche tra i primi posti. Ma al di là di questa carriera, di tutto rispetto, quello che mi piace evidenziare è il lato umano di Pino De Majo. Infatti Pino De Majo è, potremmo dire, un educatore, un esempio positivo per molti giovani della periferia nord di Napoli, in particolare del quartiere Scampia, ai quali si dedica da moltissimi anni, da oltre 10-20 anni addirittura, per cercare attraverso la musica di dare loro una speranza e una possibilità di riscatto. Ed è proprio questo lato umano di Pino De Majo che mi piace indagare. E allora presentiamo Pino De Majo. Buonasera. Buonasera, buonasera. Allora, come e perché questa scelta di dedicarsi al recupero dei giovani a rischio? Ma semplicemente perché io sono stato un ragazzo a rischio, per cui da bambino, insomma, ho avuto un'infanzia turbolente. E poi, grazie a due elementi che sono la musica e lo sport, il percorso della mia vita è stato buono ed è stato sereno. Meno male. E da oltre 10 anni lei collabora con 20 anni con il carcere, con il direttore del carcere minorile di Nisi, dal dottor Gianluca Guida, con dei progetti musicali. La mia domanda è: questa collaborazione che risultati ha portato in termini di riabilitazione dei minori diciamo detenuti? La musica in qualche modo può servire a dare una speranza? Ma guarda, te l'ho detto, a me è servita, insomma, è servita molto, perché ne è diciamo lavoro con la musica. Per quanto riguarda i ragazzi a rischio, i ragazzi del carcere, ecco, non a rischio, e là è un discorso diverso, perché alcuni di loro già hanno una forte cultura delinquenziale e si fa fatica poi a poterli, diciamo, appassionare a questa cultura, a quest'arte musicale o teatrale. Per cui diciamo che sono pochi quelli che riescono poi a, diciamo così, a salvarsi, ecco, tra virgolette. È sempre più difficile, ma comunque è possibile. Questa è la nostra, cioè il fatto che siano anche pochi, però c'è, insomma, la speranza che alcuni di loro possano salvarsi. E adesso passiamo alla sua esperienza di narratore. Il suo romanzo vanta la prefazione del procuratore nazionale antimafia, Roberti. Quando e perché ha deciso di scrivere questo romanzo? Allora, perché è semplicemente per dimostrare che c'è un forte riscatto da parte di alcuni di questi ragazzi, e mi sembra giusto evidenziarlo. Si parla solo ed esclusivamente di cose brutte, e comunque ecco, prendiamo Gomorra, insomma, che è un brutto esempio. Io ho voluto, attraverso questo romanzo, dare un buon esempio, cioè un finale buono di ragazzi che riescono poi a lasciare, ad abbandonare le brutte frequentazioni e poi diventare, diciamo, anche delle star, dei grandi professionisti e dei scrittori. Bene, ci vuole spiegare il significato del titolo, La terra del vento? Terra del vento in greco significa Scampia, ma terra del vento in napoletano, Scampia in napoletano significa anche scampagnata. Questo è per dimostrare che quel luogo era un luogo ameno, dove la gente veniva a passare diciamo la domenica, a scampagnare con la famiglia. Rifocillarsi. E di cosa parla? Ci vuole in breve raccontare? Ma è la storia di un ragazzo che vive in un contesto, di una famiglia che vive in un contesto delinquenziale, e poi per tutta una serie di vicende brutte, uno di loro va a Nisi per omicidio, ma scopre di avere una grande passione e una grande predisposizione per la scrittura,
inizia a scrivere poesie, poi racconti e poi inizia a scrivere romanzi. Di là questo ragazzo che comunque sconta la pena, che poi lui non ha commesso il delitto, diventerà diciamo un grande scrittore di fama internazionale. E questa, ci sono degli spunti autobiografici? Sì. O è una storia di pura fantasia? No, ci sono molti spunti autobiografici, ma soprattutto ci sono tante storie di ragazze che ho avuto la possibilità di parlare. Di conoscere. E che consigli vuole dare ai giovani che ci stanno guardando? Ma il consiglio che do ai giovani è di appassionarsi alle cose, all'arte, allo sport. E questo può essere un'ancora di salvezza. Grazie, grazie ancora di tutto. Chissà c'amma prorobuzza, sciure lente in coppa all'acqua, mentre l'ado mare sciacqua, quando rima sta a funna. Sotto prono verde chiara, mi dare nell'erbe scoglie, trova pur palanzo coglietto, si sicura in la pazza. Mare turchina, che vuoi destina, no piscatore da tabanadì, non c'è sta mare di più cristallina, più trasparente, limpida così, tutte tirate nel sesta marina, se fanno sempre in terra margellina, fascia le pesce con ogni apparanza, tu si chiamato mare e l'abbondanza. Pure pesce tanta papriezza, mie testunate correno in darezza, e può piacere ce poteva ni, correno a margellina pa' morì. Una villa nuova, russa rossa, non momenta, saglia in cielo e sa far gente, con una luce rarità, ova suvia sentra veda, pascia il sole illuminata, ogni tanta nava vada vada pure dice io spocca, mare turchino che vuoi destino, chi è innamorata tanta panadì, sta mormì, dorme ma sonna china, ma sei scedata perché ha detto sì, femma la pelle tutta sta marina, portato cuore in terra margellì, a do che pisce senta la priezza, e insieme a loro cade l'indarezza. O sanno i pisce come sanno i cori, che a margellino mare è traditore, per troppa bella ma potevo io, o meglio pizze punna pa' morire. Che va danno ci addio e già ma per la vita rei a tuo papà o mangiare con i cari o mangiare la buonasera a chi non va o sabuna roba per una bella pezza di sapore maggio e già ma per la non lo capisci. E se non mi riesco in vizia, se balla tutta vita, trova e dama pizza in vizia, cade vanno di carizia, si deve passare per rizia, stretta mano ma se frizz, non gusta di già vizia, chiudo spina e chiuda vizia, come tanta pirinizia, per scina schizza schizza, fino a quando non scapizia, che se non mi riesco in vizia, ora il roggio mo capisco, perché io cerco non lo do, se va a pisa chiudo in frisca, c'è rimasto un occhio, occhio viole, bellia, scala la riccia panzava, passati capillo ma ne coglie ma ne venga quell'aria che si ha non mi riesco in assattata ma assattata a ballare tutto il tuo quadriglia figura dove andiamo a mezzo e mezzo ma striglia a gratta casa a te vanno a te carizzi quando è bello batti l'occhio provo con sette già pizzi ma chi nella moglie avanza chiudo scena e chiudo pizzi quanti sordo con te come a tanta pironizza te ne scina schizza schizza fino a quando non scapizzi che sia non mi riesco in inizio buono ne auri
roba vecchia, vado di valle, se vado una chine fu, la buona marella, con tutti i gelati, gelati, gelati conciati. Arza, arza, con le campagne, mette di buco, mette di buco, lo giardino tutto freddo, a capro burburo. La bella mamma do carmo, oppa, io parlo, ma posso fatica, e capì? E per la papara, a cantare mi piace, se tu vuoi di scendere lì, la da piante per salo, la c'è lì in America, e tu crene per vesti, perché ne chi so pensava di chi sto cambiava, cicchigna chi da bottiglia, si pare che briago, o te ne vesci a rapo, e al mercato da fai con mattanda pironizza, te ne scina schizza scizza, fino a quando non scavizza, che si arrombe le scugnizze, che si arrombe le scugnizze, che si arrumba le scugnizze. Maronni non saccia che d'arte lo figlio mio parte, va tanta lontana, scansalla da tutte malanne, tu sai che a vint'anni mi porta pa mano. La mamma non l'ha conosciuta, ma l'ha già cresciuta con latte da crana. Li braccia so sane e so forte, ma ve a buona sorta che sciacqua da cana. Lupata non può la partita, non mana a patire, va via della gamba. E a te la comanda sto figlia, tu dalla consiglia, tu falla da mamma. Ricordo lupata lontana, che grossa pa mana, fiamma la portata. E a me dammi forza e coraggio, l'ho vinta da maggio, come imbarcata. E fa sì che partendo vapore, sopporto dolore, pa nulla valì. Lopata lontana che grossa fa male, fiamma la portata. E a me dammi forza e coraggio, l'ho vinta da maggio, come imbarcata. E fa sì che partendo vapore, supporto dolore, fa nulla valì. Amici di Atela TV, per ora è tutto. Un saluto a voi da Marianna Bini.